Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono molto felice di presentare due giocatori italiani che negli ultimi anni sono cresciuti tantissimo. A Pippo Ricci, oggi è un giocatore della nazionale, ha giocato alle Olimpiadi, ma solo 4 anni fa ha debuttato in Serie A. È un ragazzo che gioca in modo intelligente, ci darà tanta energia e mi piace che abbia faticato tanto per arrivare dove è arrivato. Siamo molto felici che sia con noi. Davide Alviti ha avuto un cammino simile, i progressi l'hanno fatto diventare uno dei migliori italiani dell'ultimo campionato, ha debuttato in nazionale ma ha ancora tanta voglia di crescere. Noi abbiamo fiducia in lui e per questo l'abbiamo portato a Milano. Do il benvenuto a tutti e due. Benvenuti. Pippo, se vuoi dire qualcosa. Grazie mille di questa introduzione, grazie. Io sono veramente felice, un po' emozionato di essere qui. Per me questo è veramente un privilegio. Abbiamo cominciato ad allenarci, oggi abbiamo fatto il primo allenamento di squadra, quindi c'è tanta voglia di stare insieme, di lavorare e noi siamo qui per questo, quindi siamo pronti a lavorare e a far tutto per questa maglia. Bella domanda, anche perché se penso alla mia carriera è stata veramente abbastanza lunga, insomma, ho fatto molti step, sono partito dal basso e ho provato a guadagnarmi tutto quello che poi mi è arrivato. Devo dire che, vabbè, tralasciando gli anni un po' di gavetta tra Serie B e Serie A2, in cui ogni anno ho provato a fare meglio del precedente, senza insomma fare voli troppo alti e senza sognare troppo in grande, ogni anno ho provato a migliorare un pochino. Posso dirti che la svolta è stata un po' quando sono approdato a Cremona, forse anche il secondo anno in cui Meo mi ha dato molta fiducia e ho capito insomma che sarei potuto diventare un giocatore importante sia per quella Cremona che per lui in nazionale, quindi insomma ho lavorato tanto, però quell'anno devo dire che è stata un po' la svolta, che alla fine poi è arrivata anche la Coppa Italia, in cui sono anche riuscito a vincere 2 premi individuali, insomma, quindi è stato molto bello perché non ero giovanissimo, avevo 26-27 anni e quindi tutto quello che è arrivato con tanto lavoro. Adesso sono qui, però nella mia testa non sono arrivato qui. Io sono qui perché voglio ancora migliorare, voglio ancora stupire, voglio ancora provare a fare qualcosa in più, anche se tra poco farò 30 anni, però insomma se mi guardo dietro ogni anno sono migliorato un pochino e quindi sono qui anche per migliorare e per aiutare, insomma. Allora, sicuramente l'Eurolega, come dice lei, insomma, è un po' uno dei motivi principali per cui sono qui e per cui ho fatto questa scelta, insomma. Vengo da 2 anni importanti in una società forte con giocatori di altissimo livello e arrivo qui in uno spogliatoio altrettanto importante con giocatori veramente con giocatori top, e quindi è bello poter condividere lo spogliatoio, poter condividere la vita di tutti i giorni con Gigi, con Nick, con Ciacio, con Kyle, Heinz, insomma, mi sento, come ho detto prima, mi sento veramente fortunato e per me è un privilegio poter farlo. Sono contento e insomma ho sempre nella mia carriera ho sempre ascoltato e osservato e quindi quest'anno ancora di più riuscirò a provare a migliorare me stesso guardando l'esempio degli altri, l'esempio di giocatori che comunque hanno fatto la storia dell'Eurolega e quindi l'obiettivo sarà appunto provare a entrare in questo, diciamo, nel basket dei grandi e far vedere di poterci stare, soprattutto competendo tutti i giorni con loro, quindi insomma sicuramente sarà una grande mano e sarà bello misurarsi tutti i giorni con i giocatori più forti d'Europa. Sicuramente è stata una scelta difficile, penso che è stata veramente la scelta più difficile della mia carriera, perché venivo da uno scudetto vinto, conquistato, da una coppa alzata da capitano e quindi penso che sia un po' il coronamento di un sogno di tutti i giocatori, vincere uno scudetto e alzare la coppa, quindi
Veramente ero il capitano della Virtus, mi sentivo a tutti gli effetti un tassello molto molto importante di quella squadra. Logico, poi ci sono state un po' di, subito dopo lo scudetto, ci sono state un po' di vicissitudini che mi hanno portato a dover decidere, a dover fare una scelta. Non voglio entrare nei dettagli, non voglio fare della polemica spicciola, ma insomma, come dicevo prima, il motivo per cui io sono qui è perché il coach Messina mi ha chiamato, mi ha dimostrato tanta stima nei miei confronti. Il motivo è l'Eurolega e quindi confrontarmi col basket di più alto livello, quindi provare a fare ancora un passo nella mia carriera. Quindi, ripeto, la scelta sarà difficilissima, però insomma sono in questo momento, sarà difficile perché appunto sono stati 2 anni a Bologna, 2 anni stupendi in cui io ho dato tutto, mi sono rimesso in gioco, ogni giorno entravo in palestra provando a dimostrare il mio valore, provando a trasmettere qualcosa a chi veniva al palazzetto. Quindi in questo momento io ho la coscienza pulita e ho fatto di tutto per quella maglia. È logico che poi le strade nella vita, magari le cose belle non possono durare per sempre, le strade si dividono, ci sono molte cose che entrano in ballo, però ecco, io appunto sono stati 2 anni stupendi in cui chiusi con la vittoria del campionato e io da capitano ho alzato la coppa e ripeto che quello che dovevo fare per Bologna l'ho fatto. Adesso la vita mi ha messo davanti un'altra avventura, una scelta appunto difficile. Sono qui per rimettermi in gioco e per cominciare a lavorare. Sono arrivato domenica, voglio dare tutto me stesso per questa organizzazione che comunque mi permette di poter fare il passo in avanti, perché comunque già solo il primo approccio è stato incredibile, ci sono tantissime persone che lavorano per noi, è un'organizzazione che è quasi perfetta, anzi io direi perfetta, quindi insomma c'è tutto perché affinché io o comunque noi possiamo ancora migliorare, possiamo ottenere ancora qualcosa di grande. Quindi insomma gli obiettivi di quest'anno sono altissimi, ma noi vogliamo arrivarci e io sono qui perché appunto gli obiettivi sono sempre più alti, sia i miei personali che quelli della squadra, quindi tutto qua.